Willkommen on board, Reisende. Ich bin Grizzly und das ist der Reisetagebuch on the road. Il motivo del tedesco lo capirete fra poco, per ora parliamo molto velocemente del canale YouTube di oggi, ve ne ho parlato nel vlog precedente, ossia di Smarter Everyday, il canale di Dustin. È molto interessante, è un canale di video scientifici, lui dice «uso la scienza per esplorare il mondo», e nel suo coinci dice «guardate due video, se vi sono piaciuti iscrivetevi al mio canale». Quindi iscrivetevi al suo canale e dite che vi mando io, trovate il link sul doobly-doo. Assieme innanzitutto al primo video, che è lo stesso che vi ho segnalato la settimana scorsa, l'esperimento del palloncino d'elio dentro un veicolo, che tra le altre cose ha anche i sottotitoli in italiano, quindi anche se non siete del tutto anglofoni potete guardarlo con calma, spiega tutta la dinamica dei fluidi e comunque vi svelo un piccolo segreto. È tutto basato su un principio: un palloncino d'elio non vola, tecnicamente galleggia. Galleggiano, galleggiano tutti, e se verrai con noi, anche tu galleggerai. It. Il film che ha donato la più grande quantità di courofobici nell'intera storia dell'umanità. Cosa che tra l'altro mi fa considerare che dalla settimana scorsa quello lì sta ancora resistendo. Certo, c'è da dire che dopo una settimana si è sgonfiato parecchio, però sta ancora resistendo. Comunque, primo video sul doobly-doo, appunto, esperimento del palloncino in auto. E restiamo nell'ambito dei palloncini e andiamo un attimo avanti con... è possibile accendere un fiammifero dentro un palloncino senza farlo scoppiare? Secondo esperimento interessante, secondo video sul doobly-doo. Vi svelo di nuovo un piccolo segreto, lo svelo parlando del terzo video. Come funziona il laser? E parlando di luce, perché non andare al quarto video e chiedersi perché gli insetti sono attratti dalla luce? Quattro video sul doobly-doo del canale Smarter Everyday, tutti e quattro meritevoli, vi segnalo anche due extra, molto interessanti. Il primo è l'Ice Bucket Challenge di Smarter Everyday, che comprende un'analisi in slow motion dei tempi di reazione tra gli umani e gli animali domestici. È molto bello, molto ben fatto, dategli un occhio. E ultimo video extra: come è morto Houdini? Sfatiamo subito il mito della scatola magica con l'acqua, non è riuscito a liberarsi. Questa è solamente fantascienza. La storia è che Harry Houdini è morto di peritonite. E il video ci spiega perché, come è successo l'incidente, eccetera. Molto interessante, ultimo video sul doobly-doo, lui è Smarter Everyday, lui è Dustin, iscrivetevi al suo canale. Passiamo quindi all'argomento del giorno, e facciamo una veloce digressione. Gennaio 1998, eh sì, un po' di tempo fa, io sono stato in Germania, a Monaco di Baviera. In quel periodo sono stato lì 3 settimane per una serie di cose, di cui non voglio starvi a spiegare. Ma il punto è questo: io ho girato per Monaco di Baviera per alcuni giorni, ho visitato un po' la città, ho visitato un po' l'ambiente, e una cosa ho notato girando per il centro città. Io giravo per vari negozi, compravo cartoline, compravo souvenir, mi guardavo intorno, compravo roba da mangiare, eccetera, e praticamente ogni negozio c'erano questi espositori con tante bombolette nere, senza quasi nessuna scritta, espositore con qualche abbaiata in tedesco. Io obiettivamente in tedesco so pochissimo, la frase che ho usato maggiormente a Monaco di Baviera è stata «Entschuldigen, sprechen Sie Englisch, bitte?» E dato che praticamente in Germania, soprattutto a Monaco di Baviera in quel periodo, c'era una lunghissima distesa di calabresi, e tolti loro, quasi tutti i tedeschi parlano inglese, diciamo che non ho imparato tantissimo il tedesco, quindi... dicevo, boh, sarà un profumo di moda.
non so, parliamo del 1998, parliamo di quando non c'era una grande diffusione di internet, di quando non c'era una grande diffusione di YouTube, di Google Video, di quello che c'era a disposizione, c'erano ancora le BBS, non c'era quindi questa conoscenza, in Italia non c'era questa cultura. Però mi era stupito sta cosa che, non so, entro in tabaccheria a comprare delle cartoline e ci sono ste bombolette, vado accanto nel bistrò a pigliarmi un panino e ci sono ste bombolette, passo davanti a un negozio di, non so, lampadari e ci sono ste bombolette. A un certo punto, incuriosito, mentre sono in tabaccheria, dal tabaccaio dove andavo tutti i giorni a prendere i biglietti dell'autobus, glielo chiedo per curiosità, gli dico «Senti, ma cosa l'è sta roba?» No, vabbè, non gli ho detto proprio così, credo di averglielo chiesto in inglese. E finalmente mi spiega l'arcano, perché io pensavo, non so, profumi, roba per l'alito. Spray al peperoncino, bombolette di spray antiaggressione, che nel 1998, non so se sia così anche adesso, penso di sì, perché il ragionamento che si faceva nel 98 era fondamentalmente abbastanza fondato, lo vendono tutti i negozi, perché se una donna sola pensa di aver visto qualcosa di strano, pensa di essere inseguita, pensa che ci sia qualcuno che ha cattive intenzioni, se entra in un negozio qualsiasi può comprare una di queste bombolette. Costavano, tra l'altro, non tantissimo, credo 6 o 7 marchi, circa 3-4 euro. E può comprare queste bombolette, o una di queste bombolette contiene appunto questo liquido urticante, se spruzzato in faccia a un aggressore lo rende una roba inutile per almeno una buona mezz'ora, perché spruzzato sulla faccia lo spray del peperoncino ti stende, ti brucia come l'inferno per 30, 40, 50 minuti. Ora, nel 98 era molto diffuso lo spray antiaggressione in Germania. In Italia non lo si conosceva, devo essere sincero, è arrivato molto più tardi. C'è un decreto attuativo che dovrebbe essere il 103 del, se non ricordo male, 26 maggio 2011. Metterò comunque riferimenti legislativi sul doobly-doo, che ha fatto arrivare in Italia uno spray, il cosiddetto OC10, Oleo Resin Capsicum in soluzione al 10%, è un prodotto di libera vendita ai maggiori di anni 16, è un prodotto di libero porto ed è un prodotto che ha lo scopo di fare da deterrente o di, in caso di aggressione, ma soprattutto di fare da arma di difesa in caso di aggressione. Ora, perché questo discorso? Perché in questi giorni è saltato un puttiferio di bonettiana memoria a seguito di alcuni youtuber, l'apoteosi dei quali è Sam Pepper, che ormai è diventato una cosa allucinante. Ha fatto questo ragazzo un video di particolarmente cattivo gusto, in cui girava con la felpa. Non ve lo linko nemmeno sul doobly-doo, tanto ormai è stato rimosso da YouTube, si trova cercando da altre parti, ma non gli voglio dare pubblicità, visibilità al video. Questo ragazzo con la manica della felpa in tasca e la mano libera chiede informazioni a delle ragazze, mentre le ragazze sono distratte gli pizzica in fondo schiena. Una cosa particolarmente di cattivo gusto, una cosa che è stata particolarmente criticata, perché comunque ci sono luoghi negli Stati Uniti dove questo comportamento rientra nella categoria dell'assalto sessuale, quindi comunque è anche un reato, e poi ha detto che è stato un esperimento sociale. Splendido in questo caso il tweet di Adam Russell, di Crash Bang Adam, che ha detto «ha fatto un video in tre parti per dire che era un esperimento sociale, allora io magari potrei pubblicare un video in tre parti per spiegare quanto è un deficiente». Non ha usato la parola deficiente, ma lasciamo perdere. E qui in Italia, invece, abbiamo i The Show, non linko neanche il loro video, tanto è girato su tutti i media, che hanno fatto l'esperimento sociale, questi ragazzi con una maschera bianca che aggrediscono persone alla stazione della metropolitana, e altri esperimenti, altri prank che si sono fatti, sono stati pubblicati su YouTube, e alcuni sono andati a finire male. Dellimello qualche giorno fa ci ha parlato, questo video comunque ve lo linko, di Dellimello, di un gruppetto di tre ragazzini, di due di 14 e uno di 13 anni, dalle parti di Vicenza, che hanno fatto uno scherzo, tra virgolette scherzo, da un distributore di benzina con
una specie di aggressione con una sega elettrica, e questi tre ragazzini sono stati denunciati. Non sono stati denunciati dalle persone che sono state coinvolte, però hanno chiamato la polizia, però sono stati segnalati al Tribunale dei minori. Si fanno sempre più spesso questi video senza rendersi conto del pericolo, non solo in cui si mettono gli altri, ma in cui ci si mette anche chi sta girando il video. Perché, come vi dicevo, nel 2011 in Italia è cominciato a diffondersi l'uso dello spray antiaggressione. Io l'ho conosciuto in Germania nel 98. Ne ho parlato di questa storia a persone che erano state anche aggredite in passato, e adesso io ho diverse persone che conosco, diverse amiche, chi ha subito aggressione, chi no, che girano con uno spray antiaggressione. Un'amica che è stata scippata due volte e che quando deve fare deve passare in dei posti pericolosi tiene la bomboletta di spray antiaggressione in mano sotto la borsa. E io mi chiedo, per capire quanto possa essere rischioso fare dei video di prank così, senza pensare alle conseguenze, dobbiamo aspettare che qualche ragazzino di 14 anni si pigli una spruzzata di olio di peperoncino in faccia? Cioè, può bastare quello per capire che è il momento di fare una pausa e di dire «No, ma allora, siamo andati troppo oltre, dobbiamo aspettare che uno di questi scherzi si rivolti contro, non lo so, uno che punta un coltello e quell'altro è un bel carabiniere fuori servizio, che gli punta addosso la pistola d'ordinanza e magari gliela scarica addosso? Deve scapparci il morto o il ferito grave? O si può tornare a un minimo di ragionamento prima?» Con Sam Pepper ci sono arrivati a un minimo di ragionamento prima. Il VidCon ha immediatamente dichiarato che non saranno mai più ammessi prankers al VidCon. In America gli youtuber sono ben accetti al VidCon, i prankers non più. Il network di Sam Pepper l'ha cacciato. Molti video di Sam Pepper sono stati segnalati, questi due esperimenti sociali, tra migliaia di virgolette, sono stati rimossi da YouTube per violazione dei termini. Vengono fuori video, alcuni molto pesanti, ve ne segnalo uno evidenziato da Mr. Rapzion, ve lo metto sul doobly-doo, alcuni che non me la sento di segnalarli perché lasciano un po' il tempo che trovano, in cui si parla e si evidenzia di come il comportamento di questo youtuber sia stato particolarmente irrispettoso nei confronti delle donne, ma già da tempo, e quindi fa capire che Sam Pepper non è il personaggio che era. E però in America lo stanno capendo che i pranker sono andati oltre il limite. In Italia s'ha da capire quando si capirà che si sta andando oltre il limite. Il discorso sembra un discorso che ripetiamo centinaia di persone. Ci sono moltissimi di questi canali che sono guardati da ragazzini di 13-14 anni, che si fanno prendere dallo spirito di emulazione. E farsi prendere dallo spirito di emulazione con roba del genere è pericoloso. Ci può scappare il ferito, ci potrebbe scappare il morto! E dopo? L'ho visto su YouTube. Voi che cosa ne pensate? Fatemi un po' sapere qual è la vostra opinione. Siamo esagerati? Il prank non è niente di così pazzesco? Oppure siamo anche troppo morbidi? Ditemi un po' la vostra, fatemi sapere. Potete commentare sotto al video, oppure su Twitter, hashtag DDVOTR. Ragazzi, io ho concluso. Come sempre vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, fate pollice in alto, condividetelo con gli amici, e se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale. È gratuito, sarete notificati ogni volta che pubblico un nuovo vlog. Per ora è tutto. Grazie, ciao a tutti, e ci vediamo domenica prossima! Grüß Gott, willkommen an Bord, Reisende! Ich bin Grizzly, und das ist Reise Managgia dalla Miseria! Perché mi sono scelto una cosa così difficile?
Grüß Gott, willkommen an Bord, Reisende. Ich bin Grizzly und das ist mein Reisetage. La 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 lero. Guardatemi tutti negli occhi. Nessuno sa quel trucco con l'elio, vero? Nah, nessuno.